L'America al voto per queste elezioni di metà mandato è anche chiamata a dichiarare se sia o meno d'accordo con il suo presidente. Mai un inquilino della Casa Bianca è risultato così divisivo come The Donald. Tutti i 50 stati vanno alle urne e la percentuale di votanti dovrebbe essere più che dignitosa. Da una parte Trump risveglia una forte antipatia soprattutto fra i giovani e nelle minoranze. Probabilmente il POTUS non ha moltissimi elettori, nemmeno fra i colletti bianchi e fra le donne per alcune sue prese di posizione. Credo che sarei andato a votare anche se non fosse stato presidente, ma credo che a causa del clima politico molta più gente sia stata spinta ad andare alle urne. Se la gente non va a votare, resta prigioniera della propria sedentarietà, dice questa signora. La gente deve votare per provocare i cambiamenti, altrimenti vivranno col terrore per i prossimi 2 anni. Dall'altro lato della barricata, Trump può fare affidamento sull'America profonda, bianca, quei redneck che sono stati devastati da crisi passate e si sono sentiti abbandonati. Sono tornati a coagularsi attorno a Trump, a volte riuniti da paure razziali e risentimento. Il cuore del messaggio presidenziale, afferma il nostro inviato, è stato quello di dire agli americani che le cose sarebbero potute peggiorare se il Partito Repubblicano avesse perduto la Camera o il Senato, invece di parlare di temi di cui gli stessi repubblicani vorrebbero discutere, come ad esempio il taglio delle tasse o il rafforzamento dell'economia. Anziché i temi politici, quindi, Trump ha preferito andare sul sicuro e puntare sulle demonizzazioni dell'avversario. 2 anni fa ebbe ragione, stavolta è un'incognita.